Il 31 ottobre del 2017 sono stati rinvenuti a Zana i corpi di ben 9 vittime in un appartamento. Questo è sicuramente uno dei fatti criminali più sconvolgenti degli ultimi anni in Giappone. Ciao a tutti e benvenuti su un nuovo video True Crime. Allora, il caso di cui parleremo oggi è veramente una di quelle storie forse più scioccanti che ho mai sentito per quanto riguarda la cronaca giapponese. In Giappone e non solo, devo dire. Questa è veramente una storia che ancora mi fa venire i brividi, soprattutto perché io ho il presentimento e il sospetto che ci sia sotto qualcosa di molto più losco di quello per cui questo caso si presenta, ma adesso andremo nelle viscere di questo caso e spero di riuscire a confrontarmi con voi. Sono davvero curioso di sentire anche la vostra opinione e saperne di più riguardo a questo caso, di cui ho già parlato in precedenza, però avevo appena iniziato a fare questa, diciamo, categoria di video True Crime e quindi trattavo spesso i casi in modo un po' superficiale, ma quando ci sono casi di una complessità tale come quello di cui tratterò oggi, ho voluto comunque riparlarne perché veramente su questo caso ci sarebbe veramente da dire tantissime tantissime cose, soprattutto perché molte delle notizie di cui andrò a parlare in questo video non sono mai state riportate in lingua inglese e italiana, perché questa notizia comunque era talmente assurda che ovviamente ha fatto un po' il giro del mondo, e quindi rivisitandoli anche grazie al canale di Rome Tokyo One Way ho deciso di riaffrontare a fondo questo caso e spero che vi possa interessare. Se i casi come questo, anche rivisitati in modo più dettagliato, vi piacciono di più, fatemelo gentilmente sapere qui sotto nei commenti e lasciate anche un mi piace, che così aiuterete questo canale a essere indicizzato meglio qui sulla piattaforma di YouTube. Ma adesso iniziamo con questa storia. La scoperta di questi 9 corpi è stata riconducibile al fatto che è scomparsa una ragazza di 23 anni a Tokyo. Il fratello, insospettito da questa scomparsa, è andato a controllare l'account Twitter della sorella, perché ne conosceva la password, e ha trovato un messaggio in cui la sorella diceva di voler morire, ma che aveva paura di togliersi la vita da sola e che quindi stava cercando qualcuno che avesse intenzione di morire in modo da poterlo fare assieme. In questo tweet inoltre aggiungeva che chiunque fosse interessato ad aiutarla l'avrebbe potuta contattare attraverso un DM, ovvero messaggio privato. E visto che ha ricevuto un messaggio privato, grazie anche all'aiuto di un'amica di questa sorella, è riuscita a risalire all'identità di questa persona che le aveva scritto privatamente. Ha scelto quindi di andare alla polizia segnalando la scomparsa e fornendo anche queste ulteriori informazioni che era riuscito a reperire. La polizia, a seguito delle indagini, è riuscito a rintracciare Takahiro Shiraishi, il quale viveva a Zama, in questa città che si trova a Kanagawa, proprio sotto a Tokyo. Quando la polizia si recherà a casa di questo uomo, hanno subito notato qualcosa di strano, qualcosa di losco, qualcosa che non sembrava essere del tutto normale in quell'appartamento. Infatti nel Genkan, che sarebbe proprio l'ingresso dove praticamente prima di entrare proprio nell'appartamento vero e proprio ti togli le scarpe, hanno visto che c'erano delle borse frigo e sotto c'era una specie di sabbia. Avete presente? Non so se si usano anche in Italia quelle sabbie per assorbire gli odori eccetera eccetera, che sembrano un po' quelle che si usano per i gatti. La polizia aprirà queste borse frigo e all'interno troverà due teste mozzate. Come potrete immaginare, le investigazioni hanno proseguito all'interno dell'appartamento e all'interno di questo appartamento sono riusciti a rinvenire delle altre borse frigo all'interno delle quali sono state rinvenute le teste di altre 7 persone, quindi un totale di 9 teste all'interno di un appartamento così, che era un appartamento veramente piccolissimo. Inoltre sono stati rinvenuti anche ovviamente dei pezzi dei corpi, che però sono stati fatti a pezzi. Shiraishi ha quindi confessato ed è stato arrestato. Durante le sue dichiarazioni
da quando l'hanno arrestato comunque ci sono state una serie di inconsistenze che non andremo a guardare nel dettaglio una a una, però non si sa se avesse mentito o perché avesse cambiato la versione dei fatti in più occasioni durante questo suo rilascio di dichiarazioni. Inizialmente, per esempio, aveva detto di aver fatto fuori solo 3 persone, ma di non ricordarsi delle altre. Successivamente ha dichiarato di averle fatte fuori tutte 9, poi in un primo momento ha detto che le ha uccise sotto loro richiesta, poi in un secondo momento ha detto che le ha fatte fuori però senza avere il permesso di queste persone, quindi non si sa assolutamente in queste prime fasi, insomma, della cattura quali fossero le sue vere intenzioni e che cosa fosse successo. In realtà ancora questo caso è avvolto in qualche modo in un mistero, però cercheremo in questo video di parlarne e magari in qualche modo anche venirne a capo. Altri dettagli che ha aggiunto era il fatto che lui ha detto che le ha uccise per poterle rubare i soldi, in altre circostanze ha detto che ha somministrato loro dei sonniferi e poi ha abusato dei loro corpi, e quindi capite, cioè anche la veridicità di questa persona diciamo che lascia il tempo che trova, perché continuava costantemente a cambiare la versione di questi fatti. È passato un po' di tempo prima che è stato possibile verificare tutte 9 le vittime, ma sicuramente questo caso ha fatto veramente parlare in tutto il paese e anche al di fuori del Giappone. Ma adesso vorrei capire chi era questo Shiraishi e perché ha agito in questo modo. In questo video cercherò nella prima parte di focalizzarmi su chi era questa persona e nella seconda parte invece ci concentreremo sul processo e infine arriveremo a tirare alcune conclusioni / ipotesi su che cosa sia davvero avvenuto, perché io vi ripeto che questo caso, anche parlandone con Claudia, c'è qualcosa di più secondo me che si nasconde qui sotto, però giudicate voi. Takahiro Shiraishi, che all'epoca aveva 27 anni e dopo aver appunto finito le scuole superiori ha lavorato per un periodo in un pachinko. Successivamente si è licenziato da questo lavoro che aveva al pachinko e si è spostato a lavorare a Tokyo, nella zona di Tokyo. Quindi da Kanagawa è passato a lavorare a Tokyo e in particolare nel luogo di Kabukicho, che è proprio il quartiere a luce rosse, quindi ha iniziato a lavorare nell'industria del sesso, se vogliamo. Lui lavorava come scout per riuscire a trovare delle ragazze che fossero disposte a diventare delle hostess. Sembra che fosse particolarmente abile in questo suo lavoro e per questo motivo lui riusciva a guadagnare particolarmente bene, perché in ogni caso questo lavoro, se voi riuscite a trovare molte ragazze disposte a lavorare, avrete sempre delle percentuali sui guadagni di queste ragazze, e sembra che lui fosse particolarmente bravo in questo. Le persone che tra l'altro lo conoscevano e precedentemente ai tempi della scuola lo definivano come una persona comunque tranquilla, molto gentile, mentre sul posto di lavoro diciamo che c'erano alcune problematiche in più, perché sembra che questo Takahiro chiedesse più soldi di quelli che gli spettavano, quindi prendeva una percentuale di soldi maggiore rispetto a quelle che aveva promesso a queste ragazze, o in alcuni casi nemmeno le pagava in todos, e per questa cosa è stato tra l'altro anche condannato. Per via di questo comportamento fraudolento che aveva appunto sul posto di lavoro, si era iniziata a spargere la voce nelle zone di Tokyo e anche Ikebukuro, dove in un secondo momento ha iniziato anche a lavorare, appunto di questo suo comportamento fraudolento. Una di queste ragazze che lui ha cercato di abbordare e fare da scout è stata anche intervistata, e in questa intervista ha detto che si sono conosciuti perché appunto lui aveva provato a scoutarla, ma si erano tra virgolette piaciuti e quindi si erano messi pure assieme e per un certo periodo hanno anche condiviso l'appartamento. Quello che questa ragazza dirà è che in realtà Shiraishi era una persona, almeno ai suoi occhi, veramente, ma veramente buona e anche particolarmente gentile. Tra l'altro questa ragazza arriverà anche a dire che questo uomo era così gentile che quasi le faceva paura. Gli unici scatti di ira, o diciamo litigi, che ha avuto durante questa permanenza assieme a questo assassino si sono verificati solamente quando questa ragazza non puliva bene lo ofuro, che sarebbe la vasca da bagno o comunque la zona bagno, perché sapete, in Giappone in quasi tutte le case il bagno, insomma il gabinetto e la vasca da bagno
bagno o il semmeggio dove vi pulite insomma la faccia sono separati, perché magari questa ragazza lo puliva solo all'esterno mentre lui voleva che questa ragazza lo pulisse tutto per bene. Diciamo che era un Kireizuki, aveva molto a cuore che la casa fosse perfettamente in ordine, perfettamente pulita. Da queste reazioni la ragazza si è un po' alterata e quindi ha scelto di lasciarlo. Però in tutta l'intervista lei ha sostenuto che fosse un ragazzo estremamente gentile e che mai si sarebbe aspettata che Takahiro si sarebbe potuto macchiare di questi crimini così atroci. Io, ragazzi, qui adesso non vorrei fare troppi facili orientalismi dicendo che i giapponesi hanno difficoltà ad approcciarsi, però diciamo che tra sconosciuti, magari non è così comune come magari può essere in altri paesi, anche in Italia, per esempio, dove comunque anche tra sconosciuti sul treno si inizia a parlare, si ha un po' quella parlantina. Quindi diciamo che solitamente in Giappone questa cosa succede meno, cioè tra sconosciuti di solito si parla con un po' di diffidenza, c'è un po' questo blocco nel parlare con gli sconosciuti, non blocco dovuto a un fatto che i giapponesi sono antisociali, ma proprio è un discorso più culturale e nel modo in cui ci sono delle aspettative sul modo in cui i giapponesi si comportano e questo non è proprio conforme a queste aspettative, diciamo. Poi alla base siamo uguali, però sono diversi modi per relazionarsi l'un l'altro. Però quello che è successo è che comunque questo ragazzo, lavorando nel mondo dell'intrattenimento come scout, potrete capire che l'unico modo in cui potete sopravvivere in un ambiente del genere è solo se avete una buona parlantina. E appunto questo Takahiro aveva proprio questo talento. Takahiro riusciva veramente a darti questa sensazione rassicurante e riusciva a metterti a tuo agio, era sempre molto gentile e disponibile e questo ha fatto sì che molte ragazze gli hanno dato retta. Takahiro non era una persona che ti dava da sospettare, diciamo. Parlando adesso di che cosa la polizia è riuscita a ritrovare nell'appartamento, scopriremo in che modo la polizia è riuscita ad identificare le 9 vittime. All'interno di questo appartamento sono stati ritrovati, infatti, in alcuni casi persino gli smartphone di queste ragazze. Inoltre, hanno ritrovato anche i bancomat, le tessere sanitarie e addirittura in alcuni casi anche delle borse o altri oggetti personali. Tutti questi hanno fatto in modo che la polizia riuscisse a identificare tutte e 9 queste vittime. In questo appartamento è stata ritrovata anche la sega con la quale ha smembrato i corpi. Infatti questi corpi erano stati tutti smembrati, erano stati anche rimossi gli organi e sembra che siano stati buttati nell'umido, quindi nella spazzatura, anche se di per sé non sono mai stati rinvenuti questi organi. Ricordatevi questo fatto perché poi ne parleremo anche in una seconda parte del video quando parleremo di alcune speculazioni. Anche la pelle, comunque, e la varia carne, insomma, che c'era sul corpo era stata tolta, appunto, erano rimaste principalmente le ossa, era stata fatta a pezzettini piccolissimi e poi era stata gettata nel water, sembrerebbe, o nella spazzatura dell'umido. Quindi, sostanzialmente, ad eccezione della testa e delle ossa, la maggior parte del corpo era fatta stata sparire. Delle 9 vittime, 8 erano donne e solamente una era un uomo. La più giovane di queste vittime aveva solo 15 anni ed era una studentessa delle scuole superiori della prefettura di Gunma. Anche loro studentesse delle scuole superiori, una della prefettura di Saitama e una della prefettura di Fukushima. Poi, sempre dalla prefettura di Saitama, abbiamo anche una studentessa universitaria di 19 anni e anche una ragazza di 26 anni che ha anche lasciato dietro 2 bambine. Dalla prefettura di Kanagawa, invece, ci sono state 2 vittime, una di 21 e una di 25 anni, e inoltre l'unico ragazzo che aveva solamente 20 anni. La polizia è riuscita a rinvenire i cellulari, smartphone appunto, di queste vittime nella stazione di Enoshima. Enoshima è questa piccola stazione di Kanagawa che spesso, quando vedete magari interviste giapponesi sulle spiagge, eccetera, nella zona di Tokyo, molto probabilmente sono state realizzate lì. È un po', diciamo, quando i giapponesi di Tokyo vogliono andare
andare al mare l'estate, di solito se non si possono spostare da Tokyo per le vacanze, si recano a Enoshima per andare in spiaggia. Questi cellulari sono stati ritrovati in due diverse toilette pubbliche. I restanti cellulari sono stati rinvenuti invece, come vi dicevo prima, nell'appartamento. Questi due cellulari che sono stati ritrovati nella casa, era uno di questi era quello che apparteneva alla ragazza di 21 anni di Kanagawa e alla ragazza di 15 anni di Gunma. È un po' assurdo che questo killer non abbia pensato di occultare anche questi ultimi due cellulari in qualche altro posto, visto che comunque la polizia, in un momento in cui ci sono delle investigazioni, riuscirebbe comunque a ritrovare dove hai fatto magari l'ultimo accesso da quel cellulare. Quindi diciamo che avrebbe potuto pensarci meglio, probabilmente. In ogni caso, qua ci sono una serie di circostanze un po' particolari adesso legate a questi crimini, perché questo Shiraishi è andato a vivere in questo appartamento che ha affittato in seguito del 20 di agosto del 2017, ed era un appartamento definito Rokujo, quindi 6 jo, un jo considerate che è tipo un metro per un metro, quindi un appartamento veramente piccolissimo. Rokujo sarà una casa di massimo 15 metri quadri. Era un appartamento con una specie di soppalco dove sopra c'era il letto e poi c'era una scala che ti permetteva di andare nella zona notte, perché essendo un appartamento così piccolo si cerca di sfruttare al meglio lo spazio. E praticamente il fatto che ci fosse questo piano rialzato, c'era anche questa sbarra, diciamo, in cui praticamente è questa specie di protezione che così se magari ti rigiri durante la notte non cadi giù dal letto o comunque dal piano rialzato. Però questa barra è anche un modo per poter attaccare una corda e se uno si vuole ammazzare lo poteva fare facendolo da lì, e infatti era proprio questa la procedura, diciamo la modalità che lui ha utilizzato per far fuori appunto le sue vittime. Shiraishi in questo appartamento tra la fine di agosto e l'inizio di ottobre ha fatto fuori ben 9 persone. E voi considerate che comunque per un serial killer, io adesso non conosco tutti i serial killer, però tutti quelli che ho analizzato non mi era mai capitato di vedere una persona che agisce così velocemente, cioè sono veramente dei tempi ristretti per agire, cioè veramente abbastanza particolare, e questo mi ha fatto un pochino accendere una, diciamo, spia d'allarme, se vogliamo, perché non lo so, c'è qualcosa che non mi quadra in tutta questa storia. Inoltre voi considerate che oltre a fare fuori queste sue vittime, lui smembrava anche questi cadaveri, quindi capite, deve essere un processo anche abbastanza estenuante. Lui ha detto che per togliere la carne alla prima vittima ci ha impiegato 3 giorni interi. Successivamente ha detto che ci ha preso un po' la mano e quindi un giorno gli bastava. Solitamente poi un assassino, quando agisce in modo così seriale, solitamente non è così sprovveduto, di solito ha un piano, pensa a come occultare, diciamo, questi corpi. Invece lui no, ha tenuto in casa queste 9 teste, cioè, e capite che tutte queste cose sono abbastanza in contraddizione tra loro, questi comportamenti sono alquanto inspiegabili e sono molto anomali se paragonati a quello di altri assassini. Cioè immaginatevi, questa persona sostanzialmente faceva fuori queste persone e poi se le teneva a casa, e tutto ciò non sembra una cosa molto logica da fare, cosa ne dite? Inoltre, quando diciamo un serial killer viene arrestato in Giappone, solitamente, non sempre, però molto succede molto spesso che il killer è che la persona in questione non si fa problemi a mostrare il viso. Vi ricordo per esempio quel pazzo che voleva migliorare il mondo liberando il Giappone dai disabili, ha fatto fuori quelle 20 persone appunto disabili in un ospedale, cioè lui sorrideva addirittura in camera, e come lui tantissime altre persone che erano state arrestate non si sono fatti problemi a mostrare il viso. Quindi è strano che lui invece, quando è stato catturato, cercava veramente di nascondere il proprio volto, e forse questo è dovuto alla sentenza che lui si sarebbe aspettato di ricevere. Perché dovete sapere che per il modo in cui funziona la legge in Giappone, forse anche in Italia, però non so adesso le circostanze, se voi assistete qualcuno a togliersi la vita o togliete la vita di vostra iniziativa, la sentenza e la condanna saranno completamente diverse. Cioè se voi vi limitate ad assistere qualcuno nel suo desiderio di togliersi la vita, le pene variano da 6 mesi a 5 anni. Quindi magari lui ha voluto nascondere anche questo suo volto nell'eventualità che magari tra 5 anni potesse uscire di galera. E in ogni caso, qua forse in questo caso però non si tratta di assistere qualcuno
che volesse togliersi la vita, ma di un'altra casistica, ovvero di quando una persona dietro ricompenso vi chiede di farla fuori sostanzialmente. In questo caso le pene sono leggermente più severe e possono arrivare fino a 7 anni, comunque ben diverse dall'ergastolo o la pena per impiccagione che si sa esiste e c'è in Giappone. Quindi capite che nel caso comunque in cui tutti e 9 questi assassini di Shiraishi dovessero rientrare in queste due casistiche, ovvero uno ti ho aiutato a suicidarsi o due ti ho fatto fuori perché me l'hai chiesto dietro ricompensa, questa persona potrebbe finire appunto per farsi il suo periodo di galera, magari una decina d'anni, e poi questo è di nuovo a piede libero. Cioè non si sapeva prima del processo quali sarebbero stati gli esiti, appunto perché era una storia estremamente controversa, una questione veramente che ha diviso anche l'opinione pubblica per quanto riguarda questo caso. La polizia infatti e anche il tribunale ha dovuto dimostrare durante tutto il processo che questo Shiraishi abbia ucciso e abbia agito in questo modo non dietro richiesta di qualcuno, ma che aveva l'intenzione di ucciderli o che magari avesse un'agenda dietro e per questo motivo voleva far fuori queste persone. Per capire meglio queste circostanze dinamiche dobbiamo adesso analizzare gli account Twitter che possedeva. E Shiraishi aveva due account Twitter e uno era quello con cui appunto interagiva con le sue vittime. La prima di queste, che era la ragazza di 21 anni di Kanagawa, si è scoperto che è andata con lui a vedere l'appartamento addirittura e in seguito ha versato sul suo account 51.000 yen per il deposito. E appunto con quei soldi poi Shiraishi ha affittato questo appartamento che costava solamente 19.000 yen più 3 di candy, quindi di spese condominiali, quindi veramente un appartamento estremamente economico, solo 180 euro. Ma come vi dicevo, Shiraishi aveva due account Twitter. Il primo si chiamava Desidero solo morire e in questo account lui si poneva come una persona che voleva togliersi la vita, che voleva farla finita, ma che non aveva il coraggio di farlo da solo e per questo cercava qualcuno che lo volesse fare con lui. Dovete sapere che comunque in Giappone non è troppo strano che ci siano persone che si ritrovino per farsi fuori. E ragazzi, spesso capita di sentire di queste notizie, non è una cosa troppo assurda. Ci sono anche dei siti che proprio organizzano questi incontri tra persone che vogliono farsi fuori assieme. Adesso si ritrovano più che altro su Twitter, anche se a seguito di questo caso ovviamente ci sono state una serie di regolazioni per evitare che casi del genere succedano ancora, ecco. Dopo che questo caso, diciamo, ha ricevuto tutta questa attenzione dei media, la polizia ha ricevuto una serie di segnalazioni di persone che sono entrate in contatto con questo Shiraishi, ma per un motivo o per l'altro magari hanno finito per non incontrarlo o di non essere fatte fuori. Una di queste ha detto alla polizia di essere entrata in contatto con lui, si erano scambiati una serie di messaggi appunto attraverso DM, poi successivamente la conversazione si era spostata su Line. Lei comunque ha parlato con lui dicendogli che comunque si voleva farlo ma ancora non era sicura, e questo Takahiro le ha detto di non preoccuparsi, di prendersi tutto il tempo che voleva. In un secondo momento tuttavia, più la conversazione andava avanti, a un certo punto Takahiro ha detto a questa ragazza che in realtà lui non voleva togliersi la vita con lei, ma voleva solamente farla fuori. A seguito di queste parole la ragazza ha preso paura e quindi ha smesso di contattarlo, e questa era solamente una delle tante testimonianze che la polizia, come vi dicevo, ha ricevuto. Successivamente Takahiro a settembre ha aperto il suo secondo account, che è quello forse più famoso, quello di cui più si è parlato su internet e sui vari media stranieri, quello con questo avatar. Se voi vedete questa immagine appunto di questo manga, si possono vedere dei tagli sul collo, dei tagli sul polso, poi dei segni rossi come se qualcuno le avesse stretto una corda appunto sul collo, e poi la cravatta è fatta con un cappio. E questo Twitter account si chiamava Hanging Pro, quindi l'impiccatore professionista. Quello che lui diceva era che secondo lui per togliersi la vita il modo migliore fosse impiccarsi. Lui in questo account parlava della sua esperienza e ha anche scritto che se qualcuno volesse compiere questo atto appunto di togliersi la vita, lui avrebbe potuto aiutarlo e che nessuno doveva farsi problemi nel contattarlo. Lui ha detto che avrebbe tolto la vita e avrebbe
aiutato queste persone a passare a miglior vita in modo anche pacifico, somministrando prima a queste persone del sonnifero, e una volta che queste persone poi erano prive di conoscenza, lui avrebbe portato a termine la sua azione. Una cosa che anche Shiraishi ha scritto in questo account era che non bisognava assolutamente mandare dei messaggi di saluto o ringraziamento o scuse ad amici, parenti, familiari, eccetera eccetera, e che anzi prima di scegliere di suicidarsi bisognava completamente smettere di utilizzare il cellulare, perché se una di queste persone, appunto clienti, chiamiamole clienti, avesse mandato uno di questi messaggi, questa sarebbe stata la prova che queste persone non volevano realmente morire. Anche qui una ragazza lo ha contattato e mostrerà questa sua testimonianza e esperienza che ha avuto con questo Hanging Pro alla polizia. Quindi ha mostrato questa serie di messaggi che ha avuto con Takahiro e si parlava appunto del fatto di come avrebbe avuto questo questa procedura piuttosto pacifica che gli avrebbe permesso di passare a miglior vita. Tuttavia, nello scambio di messaggi, a un certo punto Takahiro ha scoperto che questa donna aveva due bambini e quindi le ha chiesto in più occasioni se sarebbe stata pronta a lasciarli indietro e se avesse pensato a che cosa ne sarebbe stato dei suoi bambini una volta che lei se ne sarebbe andata. E effettivamente dopo questi messaggi la donna è tornata sui suoi passi e si è resa conto che non voleva lasciare ai propri bambini questo peso e farli crescere senza una madre. Per questo motivo la donna ha scelto quindi di non togliersi più la vita e quindi in un secondo momento ha smesso di contattare questo Takahiro. E ragazzi, qui sono sicuro che alcuni di voi potrebbero notare un comportamento, se volete, quasi gentile o sensibile di questa persona che comunque ha detto a questa donna, che ha messo in guardia comunque questa donna sulle possibili conseguenze che il fatto di scegliere di suicidarsi avrebbe potuto portare ripercussioni sui propri figli. Tuttavia, da un altro punto di vista, questa potrebbe essere nient'altro che una strategia. Quindi proprio il farsi vedere così gentile e disponibile magari era solo un modo per far sì che questa donna si fidasse di lui, mentre a lui di questa qua gliene poteva fregare poco o nulla. Probabilmente. Il governo comunque in seguito a questi fatti ha anche pensato, comunque ha cercato negli ultimi 4 anni di prendere dei provvedimenti nei confronti di questi siti che appunto aiutano le persone che vogliono togliersi la vita ad incontrarsi, o anche magari cercare di bloccare sui vari social network determinate parole per evitare che queste persone si ritrovino, si incontrino e poi compiano questi atti così terribili. Tra l'altro c'è anche stato, diceva Claudia, un opinionista molto diciamo famoso, penso che sia Inspector, non mi ricordo il nome, però che è sposato con una giapponese e vive qui da tantissimi anni, che ha detto che se la stessa cosa fosse successa negli Stati Uniti e stessimo mandando in onda determinate informazioni, in sovraimpressione comparirebbe: se vi sentite depressi o avete dei pensieri magari suicida, telefonate a questo numero che vi possiamo aiutare, eccetera eccetera. Mentre in Giappone no, si sensazionalizza, ma vabbè, qua c'è poco da sensazionalizzare perché la notizia è già sensazionale, però non si cerca di fare anche sensibilizzazione, e secondo me quando si tratta di questi casi e casi del genere bisognerebbe anche cercare di prendere coscienza di questi atti e cercare di trovare dei modi per aiutare a prevenire situazioni del genere ed evitare che la storia si ripeta. In ogni caso chiudiamo parentesi, ma ci tenevo davvero a sottolineare anche questo aspetto perché penso che sia fondamentale quando si tratta di questo caso. Io in descrizione aggiungerò appunto questo numero, ma in ogni caso siamo su internet, quindi mi raccomando googolate se vi sentite così. Sembra che uno dei problemi, appunto, vabbè, probabilmente non solo legato al Giappone ma comunque legato a queste persone, è che comunque molte di loro si sentono sole e non possono parlare di questo loro problema con nessuno, né coi familiari, né coi parenti e né con gli amici, perché come glielo spieghi? Quindi questo ritrovarsi su questi siti è anche un modo per socializzare con altre persone che vivono la loro stessa situazione. Queste sarebbero persone che magari dovrebbero solo essere ascoltate, bisognerebbe soltanto dirgli: guarda, questo è un momento della tua vita che passerà. Bisognerebbe veramente dare a questi soggetti un supporto psicologico. Tornando adesso alle vittime, diciamo legate a questo caso, e mentre ci sono state alcune di loro per il quale è stato possibile ritrovare i messaggi in cui queste dichiaravano di voler essere aiutate da questo Shiraishi a togliersi la vita, per alcune di loro
loro questi messaggi non sono mai stati ritrovati. E davvero la polizia ha dovuto fare un lavoro magistrale per riuscire a capire se queste vittime avessero veramente queste tendenze suicida e se veramente fossero state loro ad ingaggiare questo Shiraishi o se magari in qualche modo fossero state condotte a fare un passo che magari non avrebbero mai fatto da sole, quindi in qualche modo complice, ma in qualche modo è anche stata la persona stessa che ha spinto queste persone a compiere questo atto così atroce, non solo quindi l'assistente ma anche proprio l'artefice in un qualche modo. Questo è quello che la polizia si è veramente battuta per riuscire a dimostrare, e mentre in alcuni casi c'erano proprio dei messaggi a testimonianza di ciò, per esempio la madre delle due figlie, quella di 26 anni, ha scritto non ne posso più, voglio farla finita eccetera eccetera, e anche uno dei datori di lavoro di una di queste vittime ha detto che questa ragazza era sempre seria, non sorrideva mai e sembrava sempre ombrosa, quindi ci stava che magari avesse queste tendenze, però mi verrebbe da dire se il datore di lavoro ha notato questo comportamento, se in qualche modo non avesse potuto provare a darle una mano. Magari un'altra invece tipo si era diplomata alle superiori 7 anni prima e poi per 7 anni ha vissuto completamente rinchiusa in casa come uno hikikomori, anche se nell'ultimo periodo questa ragazza aveva ricominciato a uscire e si era trovato un arbaito. Mi chiedo se magari questo arbaito che si era trovato l'avesse trovato per riuscire a mettere da parte i soldi per poter pagare Shiraishi. In ogni caso posso capire che comunque penso che deve essere veramente difficile per le persone capire lo stato d'animo delle altre persone, cioè non è una cosa facile, e purtroppo troppo spesso anche non ci accorgiamo di amici o parenti che ci stanno vicino che magari stanno soffrendo, però non riusciamo a riconoscere determinati segnali. Quando la polizia è rinvenuto all'interno di questo appartamento i corpi di tutte queste vittime, a Zama la polizia ha condotto delle indagini e ha fatto delle domande ai vari vicini e persone che magari avessero potuto conoscere Shiraishi. Ognuno di loro ha sempre detto che Shiraishi era una persona educata, che salutava, e nessuno ha sentito delle urla o grida d'aiuto provenire da quell'appartamento. In ogni caso, solo una di queste vittime sembrava essere diversa dalle altre, che era appunto l'unico ragazzo, quello di 20 anni. Questo ragazzo altri non era che il fidanzato della sua prima vittima, quella con cui poi lui era andato a vedere l'appartamento che poi avrebbe affittato, all'interno del quale sarebbe successo il primo omicidio. Questo ragazzo, non riuscendo più a mettersi in contatto con la sua fidanzata, ha scelto quindi di contattare questo Takahiro e assieme a lui è andato a prendersi qualcosa da bere all'interno proprio di quell'appartamento. Sembra che assieme all'alcol questo Takahiro gli abbia somministrato anche dei sonniferi e poi lo abbia fatto fuori. Questo ragazzo era un ventenne, appunto, bassista di una band, un ragazzo che di lì a poco avrebbe fatto un tour con questa band e che aveva il sogno di pubblicare il proprio album, e sembrava assolutamente una persona che non aveva alcun pensiero suicida, cioè sembrava una persona che aveva voglia di vivere e che aveva il desiderio appunto di crearsi un futuro, aveva dei sogni e delle ambizioni, quindi è strano che questa persona abbia chiesto aiuto proprio a Takahiro di togliersi la vita. Cioè è per questo che, benché appunto Takahiro avesse detto che tutte le sue vittime avessero acconsentito di fare questo salto a miglior vita, Lui non sembra corrispondere a questa descrizione, capite? Molto probabilmente quello che è successo è che Takahiro aveva paura che magari questo ragazzo sarebbe andato a sporgere denuncia di scomparsa di questa ragazza, e poi appunto per il fatto che avessero affittato assieme questo appartamento la polizia sarebbe riuscita a risalire proprio Takahiro, quindi magari questo non si trattava di assistere qualcuno a suicidarsi ma di un vero e proprio omicidio. Sarà questa comunque la molla e il caso più importante all'interno di queste 9 vittime che riuscirà a far prendere al processo una vera e propria svolta. Qua apriamo un'altra piccola parentesi prima di parlare proprio del processo vero e proprio, però forse è uno dei dettagli più macabri e misteriosi che avvolgono questo caso, perché una vicina di questo Takahiro ha detto che un giorno lo ha visto arrivare con una macchina assieme ad altri 2 uomini.
Takahiro, assieme all'aiuto di questi due uomini, li hanno visti tutti e tre portare questi contenitori in questo appartamento. Questi contenitori dovevano essere molto pesanti perché appunto dovevano essere in due per poterli portare, appunto una persona da una parte e una persona dall'altra, quindi molto probabilmente questi contenitori erano pieni. La polizia non ha preso troppo in considerazione questa cosa, però ovviamente sono nate anche una serie di teorie e speculazioni dietro a questo episodio, soprattutto sul web, delle teorie, possiamo anche dirle cospirazionistiche, che però secondo me hanno comunque, cioè non vi dico che hanno una valenza, però voglio comunque condividerle in questo video perché secondo me, come vi dicevo, questo caso ha troppi buchi di trama e secondo me ci sono delle cose che la polizia non ha valutato, cioè non che la polizia non ha valutato, però degli elementi, delle circostanze, delle situazioni che secondo me racchiudono dietro qualcosa di più, perché non riesco a spiegarmi come un uomo comunque di 26 anni, anche attraente, che prima faceva un lavoro comunque da scout anche molto ben retribuito e comunque sempre a contatto con le altre persone, sia andato a vivere in un appartamento di 15 metri quadri dove per 3 mesi faceva fuori persone una dietro l'altra e poi toglieva anche tutta questa carne dai loro corpi. Cioè, capite che sono dettagli, che sembrano dettagli, che però chissà che cosa nascondono. Infatti ci sono state anche delle persone che hanno iniziato a speculare il fatto che magari lui stesse trafficando degli organi o magari che trafficasse le carni, non lo so, magari per qualche cannibale. Cioè sono anche arrivate anche queste teorie, ho letto sul web. Però, capito, non si spiega perché appunto un ragazzo così di 27 anni abbia scelto di rinchiudersi in casa e fare questa cosa anche estenuante, perché non era soltanto il fatto di ucciderle, ma anche il fatto di doverle poi appunto scarnificare, togliere la carne. Poi tra l'altro anche tutte queste vittime che lui andava ad attirare erano per lo più delle ragazzine, come dicevo, dai 15 ai 26 anni, ma per lo più erano più adolescenti, e quindi lui non è che lo faceva per soldi, perché quanti soldi avrebbero potuto dare queste ragazze a questo uomo se erano delle ragazze delle superiori? Quindi molto probabilmente c'era qualcosa di più. Per farla facile, magari erano state violentate, quindi lui provava piacere a violentarlo, magari provava del piacere a scarnificarle. Però c'è anche chi sospetta che magari ci sia un discorso molto più ampio e qualcosa di molto più losco sotto. In ogni caso, prendete questa notizia con le pinze, perché appunto è una pista che non è mai stata investigata e non ci sono prove. In ogni caso, diciamo che il punto più importante sulla quale si è mosso la polizia in intero caso era riuscire a spiegare se queste vittime avessero acconsentito a essere uccise oppure no. Questo è stato più o meno il massimo interesse del pubblico, perché al di là di quello che poi veniva fatto con gli organi e le carni, diciamo che quello può essere un altro dettaglio che però è passato in secondo luogo, anche se secondo me se questo fosse stato il caso sicuramente lui avrebbe avuto un movente in più per poter farle fuori queste vittime e poter far sì che loro acconsentissero a togliersi la vita, capito? Perché aveva comunque un beneficio economico, però non anche analizzando il suo account, bank account, i soldi che gli venivano trasferiti erano molto pochi, quindi non si sa, però ve lo volevo dire così. Scrivetemi qui sotto nei commenti che cosa ne pensate e adesso andiamo a vedere anche un po' quello che è successo nel processo. Un altro dettaglio da prendere in considerazione prima di parlare del processo è anche il fatto che sembra che questo Shiraishi si sia trasferito con molta fretta. Lui se n'è andato dal suo appartamento di Ikebukuro a quello appunto di Kanagawa e avesse tutta questa fretta di trasferirsi, e anche qua non si riesce a capire da dove provenisse questa sua fretta. E tra l'altro una la ragazza, quella che ha convissuto con lui, che era la sua fidanzata, ha detto che nel suo appartamento ha ritrovato appunto molte divise seifuku, quelle le divise scolastiche delle ragazze delle superiori, scarpe eccetera, e questa sua fidanzata non se lo spiegava. C'è da dire che però lui lavorava nella prostituzione, quindi magari per quel motivo aveva questi indumenti in casa, vi erano anche degli indumenti intimi di queste ragazze, però diciamo che non ha indagato troppo. Però qua c'è anche chi si chiede se magari lui non avesse fatto fuori molte altre persone prima di trasferirsi in questo appartamento appunto di Kanagawa, magari c'erano state altre vittime precedenti a questi episodi appunto che sono stati rinvenuti. Non lo possiamo sapere, però ve lo volevo dire anche per darvi questa chicca in più. Molte persone infatti sospettano che queste prime
prime 9 persone non siano le prime 9 che questo Shiraishi avesse ammazzato. Un'altra pista che si era seguito e che si era ipotizzato inizialmente era se questo uomo appunto avesse dei complici o se avesse fatto tutto da solo. Il nodo principale del processo era quello di capire se le vittime erano consenzienti o meno, perché appunto questo Shiraishi contattava queste persone attraverso Twitter in gruppi in cui la gente cercava persone con cui potersi suicidare assieme. Tuttavia l'unico uomo che era stato fatto fuori non rientrava in questi gruppi e appunto era il ragazzo di una di queste vittime, appunto la sua prima vittima, che aveva conosciuto appunto Shiraishi perché fossero in qualche modo conoscenti, e andò nel suo appartamento dopo che la ragazza era scomparsa per chiedere appunto dove fosse la sua fidanzata. Poi, come vi dicevo prima, gli ha dato dei sonniferi e lo ha fatto fuori. Il processo è iniziato il 30 settembre del 2020. Prima del processo i giornalisti hanno condotto delle interviste a Shiraishi in carcere, e a un giornalista che lo ha intervistato ha dichiarato che non aveva avuto rimorsi o titubanze, perché solamente per la prima persona ci ha ripensato 3 giorni, poi dopo ha detto che non si è fatto più problemi a decidere nessuno. Ha dichiarato però che smembrare i corpi si era rivelata una azione veramente pesante, anche se poi, come vi dicevo, ci ha preso un po' la mano e quindi è diventata più veloce, diciamo, questa procedura. Tuttavia, dal momento che ha fatto fuori tutte queste persone, addirittura 9, nel lasso di tempo di 2 mesi e mezzo, ha dichiarato che era talmente stanco che aveva quasi pensato di chiedere a qualcuno di farlo per lui. Alla domanda del giornalista del perché lui avesse cercato queste giovani donne che volevano suicidarsi, Shiraishi ha dichiarato che era solo una modalità facile per lui per soldi e sesso. Lui ha detto che in passato aveva avuto anche altre donne che lo aiutavano finanziariamente, che però a nessuna di loro aveva mai fatto del male. Poi ha detto che si era ritrovato nelle circostanze in cui non aveva più un lavoro e non gli andava più di lavorare, e quindi per poter fare dei soldi facili aveva escogitato questo piano e trovato questo modo per poterlo fare. L'unico problema era, come vi dicevo prima e che era anche un po' il mio sospetto, era che la maggior parte delle persone che lui riusciva a trovare erano molto giovani e quindi non avevano una grande disponibilità economica. Pensate inoltre che a una di queste vittime ha rubato solo 5.000 yen, che sono una cosa come 40 euro, e il giornalista poi gli ha chiesto se non provasse dei rimorsi nei confronti dei familiari perlomeno di queste vittime, e a questa domanda lui ha risposto che gli dispiaceva per la prima vittima, ma che dalla seconda in poi si era abituato ad uccidere e quindi non aveva più dei rimorsi o dei sensi di coscienza. Riguardo ai familiari, lui ha sostenuto che, non conoscendoli, non si sentiva nella posizione di dover porre loro delle scuse. Alla fine del colloquio lui dichiara di essere dispiaciuto del fatto che sia stato catturato, ma che non aveva rimorsi per quello che aveva fatto. Takahiro ha dichiarato che se non l'avessero preso lui sarebbe andato avanti all'infinito. Lui pensava di aver trovato un metodo perfetto, ma così non è stato. Il 30 settembre si è finalmente aperto il processo a Takahiro Shiraishi. Si sono svolte in tutto 24 udienze. In questo processo l'accusa puntava alla pena di morte, mentre la difesa, come potrete immaginare, puntava sull'omicidio consensuale. Che Shiraishi prendesse l'ergastolo era sostanzialmente certo, dal momento che era accertato che nel caso dell'uomo, l'unica vittima maschile, non c'era il consenso di questa sua vittima, e quindi lui aveva scelto di uccidere appunto per paura di essere scoperto. Tuttavia delle altre 8 persone c'era ancora dei grossi punti di domanda su che cosa fosse realmente accaduto. La difesa infatti spingeva sul fatto che fossero state proprio queste vittime che avessero chiesto a Takahiro di morire insieme o di essere uccise, quindi doveva essere per forza di cose considerato come omicidio consensuale, e questo gli avrebbe risparmiato forse la pena di morte. Quindi si è cercato di verificare se ci fosse realmente questo consenso, come ha cercato di fare proprio il suo avvocato. Tuttavia Shiraishi al processo ha dichiarato che il consenso non c'era. Il tribunale ha quindi rilevato che non c'era nessun senso di rimorso, di coscienza, e non vi era nemmeno il consenso, e per questo motivo ha chiesto la condanna alla pena di morte il 26 di novembre. Il 15 di dicembre il tribunale ha sentenziato Takahiro Shiraishi
alla pena di morte. Il giudice, prima di dare la sentenza, ha sottolineato come la vita umana sia preziosa, come i corpi delle vittime fossero stati gettati come spazzatura e la loro dignità sia stata calpestata e che nella storia del crimine raramente si è vista una così tanta malvagità. Takahiro Shiraishi ha ascoltato l'intera udienza in silenzio e solamente quando si è parlato di sua madre ha detto che gli dispiaceva di averle causato dei fastidi. Questo è stato praticamente l'unico momento in cui è sembrato che Takahiro avesse una qualche emozione, perché durante l'intero processo tutte le udienze lui le ha ascoltate addirittura ad occhi chiusi, senza quasi mai interagire. E soltanto quando appunto si è parlato della madre ha avuto questa piccola reazione emotiva. L'esecuzione di Shiraishi non è ancora avvenuta, in questo momento si trova tuttora nel braccio della morte e per il momento non si ha una data precisa. Shiraishi a questa sentenza non ha mai chiesto di appellarsi e alla domanda di che cosa pensasse di questa sentenza, Shiraishi ha dichiarato: "Sono un po' nervoso, ma spero avverrà il prima possibile, perché penso che sia quello che i familiari delle vittime desiderino". Nei giorni successivi, comunque, a quella dichiarazione sembra che Shiraishi avesse mostrato qualche segno di rimorso e anche la volontà di scusarsi con le famiglie, anche se queste scuse non sembrano siano mai arrivate. Anzi, addirittura in un frangente lui aveva detto che si sarebbe scusato solo se lo avessero pagato. Quindi, in tutta onestà, non so quanto sia sincero. Durante l'intero processo questo uomo, l'intero processo da quando è stato arrestato, da quando è stato accappato, ha continuato a cambiare versione dei fatti, ha fatto delle dichiarazioni veramente terribili, quindi sinceramente io di questa persona non saprei assolutamente fidarmi in alcun modo. Questo è tutto per questo caso, io spero davvero che questa storia vi sia piaciuta, se vi è piaciuto questo video lasciate un mi piace, mi raccomando passate anche dal canale di Claudia se volete sentire altri casi, che spesso trattiamo appunto gli stessi argomenti, e la ringrazio sempre anche per le traduzioni perché appunto ho sempre veramente pochissimo tempo per tradurre i testi dal giapponese, però ce la sto mettendo tutta per riuscire a portare 2 video a settimana, cercherò di trattare sia casi relativi al Giappone principalmente, almeno uno a settimana voglio che sia sul Giappone, e un altro caso relativo magari a qualche caso avvenuto per lo più in Asia o comunque persone asiatiche in giro per il mondo. Io vi ringrazio per aver scelto di vedere questo video e spero veramente di vedervi al prossimo. Un saluto da Seba, ciao.